Oggi si presenta questo progetto che ha un nome un po' complesso, perché è la stazione telematica di centralizzazione e sorveglianza per il monitoraggio del benessere materno e fetale. Ma cosa significa tutto questo? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Questo progetto consiste nell'avere una stazione telematica di monitoraggio, quindi un grande monitor, sul quale un operatore unico, nel caso specifico un'ostetrica, un ginecologo ostetrico, possono vedere da remoto tutti i tracciati cardiotocografici che servono per valutare le contrazioni dell'utero della mamma e il battito cardiaco del feto. Questo è un esame che si fa molto frequentemente nei nostri reparti, più volte al giorno, proprio per monitorizzare il benessere della mamma e del bambino. Questa possibilità di riuscire a vedere più tracciati da remoto consente di seguire in tutta sicurezza una serie di pazienti che hanno eventuali difficoltà a muoversi dalle loro camere e a venire nella sala in cui vengono fatti normalmente i tracciati, per cui questo significa maggiore comfort per le donne, maggiore sicurezza per donne e operatori che non devono stare per 30-40 minuti vicino al letto di ogni paziente con eventuali aumenti di rischi anche di contagi. Beh, l'università sicuramente è estremamente interessata a queste soluzioni, partecipa a diversi progetti sia nazionali che internazionali e cerca di sviluppare dei nuovi approcci alla cura anche che permettano dei risparmi per il sistema sanitario nazionale e permettano di seguire il paziente, la paziente in questo caso, a distanza e anche per un periodo di tempo prolungato. Poi i rapporti con il territorio e con chi ci aiuta e ci sostiene è diventato ormai parte integrante della nostra attività. Siamo passati da un passato, no, dove c'erano magari anche i mondi erano molto separati, a un mondo che ha fatto un passo in avanti integrandosi anche con chi, ripeto, fondazioni, associazioni, sostengono la sanità. Non perché la sanità non ce la faccia, attenzione, però diciamo che con lo stimolo e con l'aiuto, oltre alla programmazione regolare che si viene fatta nell'ambito della sanità pubblica, ci permette di poter, grazie all'intervento di chi interviene, oggi Fondazione Donna, poi Compagnia San Paolo e quant'altro, di poter accelerare alcuni percorsi di innovazione proprio andando ad acquisire apparecchiature, attrezzature, tutto quello che ci serve per accelerare dei percorsi. La Fondazione Compagnia di San Paolo ha da sempre nella propria mission e nel proprio piano, diciamo, di attività strategiche l'ambito della sanità, per cui questo intervento si posiziona esattamente lungo la strategia che ci porterà a finanziare altri progetti nell'ambito della telemedicina proprio sulla città di Torino e dall'altra parte si posiziona in quella logica di partnership fra più istituzioni che possono fare la differenza, perché è sempre difficile per un soggetto che non è dentro il sistema sanitario intervenire in modo efficace senza, diciamo, disperdere le risorse. Quindi lavorare a fianco di realtà come Medicina a Misura di Donna garantisce il fatto che l'intervento sia mirato e di sicuro impatto.